dei campi fluttuano tre onde con morbido moto, gusci di legno con sezioni di luce e trasparenze di vetro. Di bianco puro pareti nelle sale nascoste, sotto il suolo ondulato, forme e colori di astratte figure ricerca l'intero sotto quello che appare. Tecnica e arte sono fuse ed unite se la mente è geniale. Tecnica e arte sono fuse ed unite se la mente è geniale, scrive Francesco Dario Rossi nel componimento dedicato al centro Corclerica. La poesia di Francesco Dario Rossi dialoga con le opere architettoniche di Santiago Calatrava e di Renzo Piano. Questo è un po' il tema in sintesi di questo incontro. Potremmo dire la tecnica dell'architettura, l'arte del poeta, ma vedremo che questi ruoli tra le due arti non sono così definiti. Negli ultimi anni sono stati pubblicati due raccolti di poesie e immagini, Vertigini d'Astri e Composizioni per piano, testimonianza di questo singolare percorso letterario e creativo. L'architettura è una forma d'arte, i versi di Francesco Dario Rossi ne amplificano la percezione e ne trasfigurano la luce, i colori, i volumi, gli spazi, le forme, come ognuno dei cinque piani di breve ci racconterà. Il centro Corclerica si trova in collina, nella periferia di Berna, vicino alla tomba del famoso artista, e riunisce un po' i tempi questi piani: vertigini, forme e spazi, luce e colore, natura e luce, mistero e significato. Poco tempo fa ho visto un documentario di quelli del ciclo L'arte al cinema, dedicato a Palladio, e c'era un professore dell'università americana che raccontava di quando fece un viaggio in Italia con il suo maestro per studiare l'architettura palladiana. E il suo maestro, a un certo punto, di fronte a una villa, disse a lui e ad altri allievi: adesso andate in questa villa, guardatela, disegnatela, scrivetela nella vostra mente, e tornate qua soltanto quando saprete dire e raccontare ciò che non si vede a occhio nudo. Con questa suggestione vi lascio la visione del filmato Vertigini d'Astri. Ci vediamo tra una decina di minuti per i dialoghi tra poesia e architettura. La storia di Vertigini d'Astri inizia alcuni anni fa, quando Francesco Dario Rossi, durante un viaggio in Spagna, visita Valencia degli Spiriti, parte del complesso denominato Città delle Arti e delle Scienze, progettato nella sua città natale dall'architetto, ingegnere e scultore catalano Santiago Calatrava. Sullo schermo immenso cammini armonie di corpi celesti, vertigini d'astri ti avvolge. Lungo 110 metri, un globo fu quarto, che
funge da cinema e da pari d'arte. La gigantesca vertebra incorpora un sistema di alette montate su steli centrali rotanti e aperte che rivelano l'interno della sfera. L'astronave più che un'architettura. Alcuni della struttura non dal punto di vista, così accade al Nilo, rapporto al Nilo, che tutti abbiamo visto da basso, ma su cui forse non siamo saliti poi così tante volte. Dove l'immaginazione del poeta si dilata a dismisura oltre l'orizzonte, oltre il tempo presente, dalla terra al cielo, dal mare alle acque. Architetture che creano, come nel caso del Porto Antico di Genova, del complesso delle città delle arti e delle scienze, a Valle di San Progettato, la Santa Cavalla Brava, nuovi spazi di incontro per la collettività. L'incontro è di cammino, perché il Lumbraco, la Valencia, opera appunto di Calatrava, è fatto per camminare. Punto di vista, dicevamo, siamo soliti non cambiare nelle nostre abitudini. Quando accade, a volte troviamo un senso di ebbrezza. E quello che succede visitando un nuovo padiglione dei cetacei all'acquario di Genova. Il visto in superficie è una normale vasca per i cetacei, ma visto sott'acqua è sorprendente. Come è successo a me, che l'ho visto vuoto, eppure sono rimasto parecchi minuti a contemplarlo, anche se non vi erano pesci al suo interno. Diamo la parola alla poesia dell'interpretazione di Daniela Franco. Emisferic a Valencia. Occhio di gigante si eleva, con pupilla riflessa nell'acqua. Sullo schermo immenso campite armonie di corpi celesti. Vertigine d'asti. E avvolge. Vigo, Genova, porto antico, come gru su nave di tempi lontani, il Vigo ti aspetta con forti tiranti di tese strutture. L'ascensore ti innalza a guardare dall'alto, porto antico. Ed acquario, la città sullo sfondo, addossata alla riva. Nella sera che scende, tu pensi a splendori di dogi e nocchieri, tra equipaggi salvati e da prodi felici. Il tempo tramuta, fasti per ricordi, rimane un mare, in silente bonaccia o ringhiosa burrasca, spettatore tra cicli di storia e di vita. Un bravo a Valencia, lungo giardino avverato, attraverso con occhi incantati. Paseo di sculture, di ombre, ti conduce sotto il bianco degli archi. Lo sguardo spazio, lontano. E ti senti fibra che vibra. Nuovo padiglione dei cetacei, acquario di Genova. Ancorata al pontile, galleggia la struttura di vasche. Nel silenzio dell'acqua volteggia delfini, risate di bimbi, zirchi acuti di tordi, paiono le loro voci, sbuffano. Spruzzi di mare, laggiù, verso il cielo, e brezza di azzurri ti avvolge.
figure geometriche, con le vicende esistenziali umane. Qui la sua poesia prosegue questo percorso e le figure diventano manifestazioni ed espressioni della materia architettonica. La stazione dell'Alta Velocità di Reggio Emilia, forse una delle costruzioni contemporanee più viste in Italia attualmente, perché è visibile anche dall'autostrada, ma è all'interno della sua forma, la sinusoide trova anche il suo significato, questo suo movimento. La sfera, la lucida perfezione della sfera, invece, ad esempio, quella della biosfera del porto antico, quasi sospesa sul mare, spazio circoscritto e protetto che il poeta interiorizza. Il cubo non è soltanto una forma statica per Santiago Calatrava, che nel suo intorso di marmo, 190 metri per 54 piani, torna a far vivere, per così dire, o a muovere le sue strutture. Che le forme creano spazi è chiaro, ma è emblematico l'edificio della Main Collection di Houston, progettato da Renzo Piano. L'aspetto semplice delle sue forme elementari e lineari si integra perfettamente con il punto circostante e con le necessità di illuminazione del museo. Diverso, decisamente diverso il dialogo tra la forma e gli spazi di questo strano edificio, il Milwaukee Art Museum nel Wisconsin, progettato da Calatrava. Qui c'è una struttura cinetica, di ispirazione organica, che si apre e chiude in base al vento. Capite che è un terreno fertile per un poeta che facilmente si suggestiona di fronte all'architettura. Parola alla poesia. Stazione Alta Velocità, Reggio Emilia. Acciaio e vetro intrecciati ondeggiano a sinusoide, scroscio fluttuante di mare, circonda e sovrasta chi parte. La stazione affollata ora è porto di treni che attracca e salta. Biosfera al porto antico di Genova. Lucida perfezione della sfera, nella bolla di vetro, sospesa sul mare, tra felci ed iguane, tartarughe e farfalle, nell'umido caldo, tu vivi di foresta pluviale. La biosfera ti accoglie come urna protetta, la mente incantata si dilata e trascorre, allontani orizzonti. Turning torso a mano. Grande dorso si torce con un gesto d'atleta verso il cielo di marmo. Nove cubi respirano, la finestra in cristallo, le ruotano leggeri sull'asse centrale, profilo di Atlante che sorregge la terra. The Main Collection, Houston. Semplici linee di colonne in acciaio, colore grigio e lisce pareti, rendono leggera, squadrata struttura. Fusa quel paesaggio di semplici bungalow e antichi cipressi, la ricchezza dell'arte allarga gli spazi, allagati di luce. Sul tetto di vetro, tra i rami e le foglie, respiro di verde. Cielo, alberi, quadri,
in eterna armonia. Milwaukee Art Museum, Wisconsin. Ah, mi spiegate, di barca a vela, pronta a partire sul lago del Michigan. Le ali si chiudono sul far della sera, se soffia il vento, se nevica o piove. Nell'azzurro del cielo schierma i raggi del sole, protegge le sale di quadri e sculture, enorme gabbiano, nel libero volo dell'arte maestra. Prodotti. Leggerezza e trasparenza permeano gli edifici. La tecnologia non fa sfoggio di sé. Le tecnologiche strutture architettoniche si smaterializzano. Le immersi del poeta acquisiscono nello spazio e nel tempo. La luce è parte fondante degli edifici, al pari del calcio struzzo, dell'acciaio, del legno. Sia quando è la protagonista estetica, sia quando è filtrata e schermata per motivi funzionali. Carlos Saura, nel suo recente documentario, parla di Renzo Piano come architetto della luce. Così sembra davvero guardando le vetrate luminose e colorate della Maison Hermès di Tokyo. Sono questa facciata ha tutti 13.000 mattoni in vetro colorato che durante la notte assumono queste meravigliose luci e colori. Suggestive e innumerevoli lame di luce filtrano anche soffitto a oro in acciaio di cristallo della Albert Lambert Gallery di Toronto, un progetto di Carla nella fine degli anni 80. Una cattedrale di cristallo dello shopping in questo caso, non solo ponti e non solo musei, ma anche edifici di diverse destinazioni. Una copertura vetrata che polverizza la luce è quella della sede della Fondazione BNR di Basilea. Esercizio di destrezza tra vincoli architettonici e urbanistici, opera di Renzo Piano. In questo caso l'edificio è pervaso di luce e di bianco ed è adatto particolarmente per l'esposizione di arte contemporanea. Il Peace Bridge di Calder invece è una struttura colorata e fa del rosso, che è un po' uno dei colori del colore del teatro, il suo tratto distintivo. Il lungo ponte permette a pedoni e ciclisti di attraversare il fiume Po anche in condizioni climatiche estreme. Parola alla poesia. Maison Hermès, Tokyo. Magica lanterna di vetro. Nella luce del giorno, pareti in cristallo con ombre e tonalità di colore. La notte l'interno risplende in magie di riflessi. Pensi alle lampade in carta dell'antico Giappone che assorbono la luce e diffondono caldo chiarore. Presente e passato, fusi nei riflessi. Albert Lambert, Galleria, Toronto. Si innalzano archi in rami divisi, tronchi d'albero di bianca foresta, soffitto a volta, ragnatela d'acciaio, inondata di luce. La mente si eleva, assorbita, dal cielo. Foundation Bader Museum, Basilea. Adagiato sul palco, introverso museo, armonizza il paesaggio, colonnato di ombre e chiaroscuri leggeri, ti accoglie all'ingresso. Nei muri di pietra scavre lastre di porfido. Copertura vetrata polverizza la luce. Spazio interno.
fluente, ti proietta all'esterno, ma la mente non vaga, concentrata sull'arte. Peace Bridge a Cagliari, Canada. Bianco e rosso cilindro del Canada bandiera si sospende leggero sul Bow River a Cagliari. Pedoni e ciclisti attraversano il fiume con la mente incantata dai riflessi di luce. Fluorescenza li avvolge in un sogno di pace. La comunicazione con la natura resta la più essenziale delle condizioni. Natura che per l'architetto significa contesto territoriale, condizioni geografiche, atmosferiche, ma anche la vita in tutte le sue manifestazioni, che il poeta individua e interpreta. Il Muse, Museo delle Scienze di Trento, è circondato dai monti. Sono monti boscosi che però già lasciano intravedere la celebre roccia delle Dolomiti. Renzo Piano crea con vetro, acciaio e legno, come dice il poeta, un suggestivo percorso a più piani, come sui monti. L'antica struttura esterna dello scenografico auditorio di Tenerife, alle Canarie, è un vero inno al dialogo tra architettura e natura, perché calatrava con estrema creatività, ha creato un edificio in riva all'oceano. Forte impatto lo scultore, quasi organico, bianco corpo pulsante, come dice il poeta, con quest'ala bianca protesa verso il cielo. Immerso in un contesto naturale estremo, per così dire, il centro culturale geomarifico in Nuova Caledonia, progetto di Renzo Piano, che si richiama all'organizzazione e al materiale dei villaggi locali. Un diverso rapporto con la vita circostante invece è quello del Sante Alberice a Redding, in California. Qui l'architetto Calatrava non si mimetizza con la natura, crea invece un nuovo punto di riferimento, un nuovo punto di vista sul territorio. Il poeta vede il pilone elevarsi in volo, un maestoso memoria, chiaro, e si annulla nella percezione delle forze vitali della natura. Museo delle Scienze, Trento. Vetro, legno, acciaio, con colori del cielo e delle montagne, frastagliate cime di Dolomiti. Come sui monti, percorso a più piani, discende di dentro parete, vasta di ghiaccio, incastonata. In tre dimensioni tutto sembra volare, tra spazi comuni, di pieni e di vuoti, ti immergi nella fiaba di arte e natura. Auditorium di Tenerife. Nel tramonto di ombre, riflesse dell'acqua, Gradella ricurva si eleva dal mare, protetto da vele, bianco corpo pulsante, pare che dorma nel nido di note. Dentro armonie di suoni e concerti, fuori fragore d'oceano. Centro culturale Jean-Marie Tijoux, Nuova Caledonia. Nuovo villaggio Kanaki si erge a Numea, tra oceano e laguna. 10 gusci di cui
gentili, incantato, tra gentile sospese di rocco e d'acciaio, che respiri armonia di arte e natura. San Pio Bridge, Redding in California. Come falco in volo si leva il pilone, maestoso gnomone, segna d'ombra le ore nel grigio assolato. Sullo sfondo tu scorgi il profilo di Shasta, vulcano silente dai bianchi calanchi. Scorre l'acqua del fiume con libero corso, salmoni grandi vi depongono le uova nei mesi d'inverno. La natura stupisce con sua forza vitale. Personalmente tra gli spazi architettonici, cogliendo e amplificando l'essenza, a volte quasi metafisica, di questi luoghi senza tempo, che lo esorta a una continua ricerca del significato, che è comunque in ogni caso anche elogio della creatività dell'artista e dell'ingegno dell'uomo. Il senso della vita illuminato dagli altri, questo è per il poeta il fonte di Turino, dedicato da James Joyce. Il 16 giugno di ogni anno la ricorda la celebrazione del Bloomsday, per celebrare lo scrittore, perché io ho potuto lui fatto il protagonista del suo famoso libro Luis. E il conte è progettato da Calatrava, fu inaugurato proprio il 16 giugno del 2003. Santo Pompidou di Parigi, inaugurato nel 1977, fece sfavore per la sua audace scultura ideata da Renzo Piano e Richard Rogers. Scultura che rovesciò il concetto di architettura portando all'esterno tutte le strutture funzionali. Qui 70.000 opere vengono conservate, ma questo è soprattutto un luogo dove le arti e i pensieri possono incontrarsi, anche incontrare il mistero e la ricerca del significato. Il Nemo Science Museum, progettato da Piano nei primi anni 90, con il suo meraviglioso profilo verde a forma di nave, ecco i temi della forma e del contesto, della funzione che tornano, collocato nell'area portuale di Amsterdam, non è solo un museo, una meta turistica, un luogo di passeggio, ma è anche un grande centro scientifico. Altro ponte dublinese per la trave è il Summer Beckett Bridge, terminato nel 2009. La cui forma, ecco ancora la forma, richiama un'arpa che è uno dei simboli irlandesi. Beckett, l'altro ricordato scrittore, esponente del teatro dell'assurdo, un assurdo che per il poeta si riempie di senso anche grazie alla creatività e all'ingegno dell'uomo. Parola la poesia. James Joyce Bridge, Dublino. Il 16 giugno, nel Bloomsday, tu attraversi il nuovo ponte di luce. Due arti maestosi lo sovrastano e il regolo. Con Mr. Bloom tu ritrovi, nel fluttuare di coscienza, il senso della vita illuminata dagli archi. Saint Georges Pompidou, Parigi. Selva di dubbi e condoni, proiettati all'esterno, rosso, blu, verde, giallo, colori dell'iride accesi. Scalabile sale, protetta da enorme serpente di vetro e ti porta in alto a sondare il mistero. Sotto
Place, Burgo, Bel Borgo, brulicante di folla, musiche alte all'interno, protette dal guscio, di tubi e colori. Nemo, Science Museum, Amsterdam. Grande chiglia dal corpo, di nave incagliata, verde che accoglie ad Amsterdam. Ripensi a leggende di Nautilus e Nemo, scopre l'interno tenendo e scienza, riunite sul mare. Stupito riflette sui destini dell'uomo, ancorati a ricordi di scintille. Samuel Beckett Bridge, Dublino. Moneta che vibra, immensa arpa rotante, col pilone che curvo va a cercare l'azzurro nell'alto dei cieli. Anche lassù si riempie di senso. E chi aspettava Godot, forse, ha terminato l'attesa. Prima della conclusione in prosa, ancora la proiezione del filmato Composizioni per piano. Tragiando dei campi, fluttuano tre onde con morbido moto, gusci di legno con sezioni di luce e trasparenze di vetro. Di bianco puro, pareti nelle sale nascoste sotto il suolo ondulato. Forme e colori di astratte figure ricercano il velo sotto quello che appare. Tecnica ed arte sono fuse e unite se la mente è geniale. La materia con la fantasia, il sogno, l'immaginazione.
contento di usare la tecnica e la tecnologia. Il poeta decodifica i segni, l'interpreta con la propria immaginazione. Le due arti, che sembrano così diverse, si intrecciano l'una con l'altra, senza alcun intento di prevalere, arricchendosi a vicenda e arricchendo la mente e il cuore di chi ne usufruisce. È la grande bellezza dell'essere umano. Grazie a tutti per essere stati qui oggi con noi. Vorrei salutare e ringraziare naturalmente il vero artefice di questi dialoghi, che è il poeta Francesco Dario Rossi, che è in sala. Thank you.